Ciao, nel video di oggi vi mostrerò come assumere il pieno controllo o quasi sulle immagini generate dall'IA. E quindi vi mostrerò come realizzare delle scene in cui il vostro personaggio è esattamente come lo volete, nella posa da voi scelta, nell'inquadratura desiderata e tutto questo con la massima precisione. Prima di iniziare, come al solito, mi raccomando, mettete un like a questo video e iscrivetevi al canale. Facciamo una premessa: se avete utilizzato altre volte un generatore di immagini come Leonardo AI o come Midjourney, magari perché volevate realizzare una graphic novel o un fumetto, vi sarete sicuramente resi conto che vengono fuori delle immagini bellissime, ma al tempo stesso possono esserci dei problemi. Un primo problema è quello della coerenza. Uno stesso personaggio realizzato con lo stesso prompt può venire fuori, ad esempio, prima così, poi così. E per finire così. Per evitare questo problema e rendere quindi le immagini tra loro coerenti, ci sono delle tecniche. A questo ho già dedicato un video che linkerò qui sotto e che vi invito a guardare. Un secondo problema è che non si riesce sempre ad avere il personaggio nella posa e nell'inquadratura da noi desiderata. Questo perché anche se scriviamo nel prompt esattamente la posa e l'inquadratura che vogliamo, poi l'intelligenza artificiale tenderà un po' a fare a modo suo. Ad esempio, io volevo produrre l'immagine di un uomo che si buttava in mare di testa tuffandosi da una scogliera. Ho fornito questo prompt a Leonardo AI che mi ha fornito varie immagini, ho fatto vari tentativi, ma non sono quasi mai riuscito, anzi, non sono mai riuscito ad ottenere l'immagine che volevo. Cioè, l'uomo si butta in mare, alcune volte vola in mare, ma mai tuffandosi di testa nel modo da me desiderato. Ok, ma come vi dicevo, esiste un modo per risolvere questo problema e mettere un personaggio esattamente nella posizione da noi immaginata. Vediamo come. Per prima cosa dovete andare su un sito che si chiama Pose My Art. Vi linkerò il sito in descrizione, potete anche cercarlo su Google e cliccare sul primo risultato ottenuto e il sito è questo. Questo è un sito concepito per gli artisti e come vedremo è anche un'applicazione molto utile, gratuita soprattutto, che contiene al suo interno una libreria enorme di oltre 2400 pose già pronte che noi possiamo utilizzare per i nostri progetti grafici, specialmente se vogliamo realizzare delle graphic novel o dei fumetti. Se scorriamo la prima pagina fino in fondo, troviamo un menu tramite il quale è possibile navigare nel vasto elenco di pose che mette a disposizione questo sito e che sono già categorizzate in base a vari temi. Ad esempio, se scendiamo qui in basso fino alla lettera H, possiamo trovare queste hero poses che sono posizioni tipiche dei supereroi dei fumetti e ad esempio dalle quali possiamo prendere spunto nel caso in cui appunto vogliamo realizzare un fumetto che abbia come protagonista un supereroe. Ma c'è di più, se clicchiamo su una di queste immagini e poi su questo pulsante si aprirà un'applicazione che è un vero software di animazione 3D, con il quale possiamo fare moltissime cose, possiamo spostare, girare la camera, possiamo allontanarci, modificare l'angolo di visualizzazione. Possiamo addirittura spostare il manichino tramite questi punti di ancoraggio e quindi con i quali possiamo addirittura far assumere al manichino anche diverse posizioni. Ad esempio, se prendo questo braccio, posso spostarlo, ecco, e posso mettere il manichino nella posizione che voglio. E lo stesso posso fare con tutte le altre parti del corpo. Va bene, ma non arriviamo fino a questo, ritorniamo al punto di prima. Immaginiamo che ci piaccia questa posa, che di volerla fare assumere al nostro personaggio ancora da realizzare. Quindi immaginiamo di aver scelto questa posa e questa angolazione di telecamera. Che cosa possiamo fare? Innanzitutto consiglierei di rimuovere il terreno e le linee tramite questi comandi qui, tra i setting sulla destra. Dopodiché possiamo ridurre l'immagine a una forma quadrata, semplicemente modificando la dimensione della finestra, e dopodiché possiamo prendere uno screenshot dell'immagine con questo pulsante a forma di macchina fotografica sulla sinistra. Il primo passaggio è terminato. E questo è lo screenshot che abbiamo appena catturato. Ora andiamo su Leonardo AI. Vi ricordo che questo è un generatore di immagini molto valido di cui ho già parlato in altri video.
Riporterò i link in descrizione, vi invito a guardarveli. Vi ricordo anche che Leonardo AI si può provare gratuitamente anche se ci sono delle limitazioni. In particolare si possono realizzare soltanto un certo numero di immagini al giorno, quindi non si può fare un uso illimitato di Leonardo nella versione gratuita. E una volta lanciata l'applicazione possiamo andare a cercare quello che è uno degli ultimi strumenti introdotti da Leonardo che si chiama Real Time Canvas, che è uno strumento molto utile. Non vi sto a spiegare nei dettagli come funziona perché probabilmente dedicherò a questo un altro tutorial, ma fondamentalmente qui abbiamo due tele, in una possiamo disegnare oppure importare delle immagini e in questa di destra possiamo vedere in tempo reale com'è. Ciò che mettiamo qui a sinistra viene tradotto in immagine dall'intelligenza artificiale. Nel nostro caso possiamo importare direttamente l'immagine che abbiamo appena realizzato del nostro personaggio accovacciato, questa qui in posa da supereroe, e qui già sulla destra vediamo che l'intelligenza artificiale ci offre un risultato di un personaggio che si trova più o meno nella stessa posizione, però in più che possiamo fare? Possiamo utilizzare questo spazio dedicato al prompt per definire esattamente ciò che vogliamo. E ad esempio, ipotizziamo che io voglia fare un fumetto su Spider-Man, anche se non posso farlo per questioni di diritti, ma ipotizziamo di volerlo fare e ipotizziamo che io voglia avere il mio Spider-Man in questa posizione. Su un tetto di un palazzo in una scena notturna con la città illuminata alle spalle. Ecco, mi basta scrivere quindi qui dentro questo prompt che ho già predisposto in inglese e vediamo che qui sulla destra si è già composta una immagine di questo tipo. Ogni volta che spostiamo, che modifichiamo l'immagine a sinistra, si aggiornerà anche l'immagine di destra. Un'altra cosa che bisogna fare è modificare questi settaggi qui a sinistra, dove si può modificare questa leva guidance che indica in quanto spazio possiamo lasciare, quanto grado di libertà possiamo lasciare all'intelligenza artificiale. Se si mette il massimo valore, come ho fatto io, significa che stiamo dando poca libertà all'intelligenza artificiale, cioè deve attenersi il più possibile all'immagine che gli abbiamo fornito come input e infatti qui per quanto ci spostiamo, per quanto chiediamo nuove generazioni, l'immagine realizzata nella parte di destra sarà sempre, più o meno simile alla precedente. Ipotizziamo che ci piaccia questa immagine, cosa possiamo ancora fare? Possiamo cliccare su Instant Refine, questo pulsante qui in alto, e ottenere una generazione di un'immagine più definita. Ecco, la possiamo vedere, magari aprendola in un'altra scheda la possiamo vedere meglio. Ecco, questa è l'immagine più definita. Ancora, che cosa possiamo fare con questo strumento? Possiamo prendere questa immagine appena realizzata e utilizzarla come input, quindi possiamo fare output to input cliccando su questo pulsante e così avremo qui un'immagine ancora migliore. Vedete? Sempre simile, il personaggio è sempre nella stessa posizione, o comunque in una posizione simile, ma l'immagine è migliore, ovviamente possiamo spostarla, ci sono più dettagli, ecco qua. Ad esempio, troviamo una soluzione più carina, ad esempio questa. Qui possiamo fare di nuovo Instant Refine, di nuovo verrà definita, arricchita di dettagli e di nuovo posso fare Output to Input se voglio migliorarla ancora di più. E così utilizzerà sempre come input, ecco questa qui per esempio mi piace molto. Anche se la posizione non è esattamente identica, posso fare Instant Refine su questa e ecco qua l'immagine appena realizzata che vi posso mostrare in questa finestra. Oltre a fare questo Instant Refine, se l'immagine ci piace, possiamo anche fare un upscale dell'immagine, così otterremo ancora più dettagli. Facciamolo. Ed ecco qui l'immagine ingrandita con ancora più dettagli, direi non male.
Ok, questo è il primo risultato che abbiamo ottenuto, ma come vi dicevo, si può fare molto di più con questo metodo. Se ritorniamo sullo strumento di prima e clicchiamo sul personaggio, posso selezionare questo primo pulsante a sinistra, Animation in Poses, poi selezionare la voce Poses. Qui ci sono tantissime pose tra cui posso scegliere, ci sono anche qui le categorie, quindi c'è veramente di tutto e di più. Ipotizziamo un'altra posa qualsiasi, ad esempio questa. Come prima posso scegliere l'angolo della telecamera, fare ciò che voglio. Prendo un'altra immagine di esempio, ad esempio questa. Faccio uno screenshot come prima. Qui su Leonardo posso cancellare questa immagine che non mi serve più e caricare il nuovo screenshot. Questo. E qui, come vedete, era rimasto lo stesso prompt di prima e anche il risultato che ho ottenuto in effetti è molto molto simile al precedente come scena, il che va bene perché in questo modo ho ottenuto coerenza sia dal punto di vista del personaggio sia sul fronte della scena. Diciamo che questa immagine mi può piacere, posso quindi fare Instant Refine come prima. Di nuovo posso fare Output to Input ed ecco qui una nuova immagine realizzata più o meno con la stessa procedura di prima. Anche qui posso fare di nuovo Instant Refine, posso fare di nuovo un upscaling, ma anche senza fare l'upscaling posso aprire l'immagine nell'altra finestra e vedere questo è il risultato della seconda generazione. Quindi il personaggio è coerente e la posizione più o meno è quella che volevamo. Bene, anche per oggi ho terminato. Invito anche voi a fare le vostre prove con questi strumenti e soprattutto a dirmi che cosa ne pensate nei commenti qui in basso. Come al solito vi rinnovo anche l'invito a lasciare un like al video, a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella in modo tale da rimanere aggiornati su tutto quello che faccio. Ciao e alla prossima puntata!